tutti ci chiediamo quali siano le prospettive per il dopo Covid e oggi se lo chiedono anche i 118 anni della scuola di orientamento universitario che si confrontano con docenti e ricercatori di diritto, scienza politica e relazioni internazionali. È la tavola rotonda a più voci che apre la seconda giornata di lavori coordinati questa settimana dalla Scuola Superiore Sant'Anna. A moderare gli interventi è Maria Chiara Carrozza che della scuola è stata rettrice e adesso è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Conclude così. L'unico modo per combattere la disuguaglianza è investire nell'educazione, nella formazione, nelle competenze e nelle ricerche fondamentali. Questo deve essere molto chiaro e mi auguro che insomma, le generazioni come le vostre se lo ricordino, perché appunto il compito anche di chi studia vuole seguire dei percorsi scientifici come quelli delle scuole di cui stiamo parlando è quello di avere anche uno spirito critico che va oltre quello che viene detto. Leggere i fenomeni. Il metodo che sperimentano qui è diverso per questi giovani, è il metodo in particolare delle scuole universitarie superiori. Ogni tema, ogni problema in pratica viene affrontato da diverse angolazioni, con diverse competenze scientifiche, a cominciare appunto dagli argomenti della pandemia, degli scenari che si aprono per il futuro. Sì, quello che abbiamo cercato di realizzare è un'impostazione di tipo interdisciplinare, che è caratteristica dell'attività di queste scuole, e dove nei corsi ordinari, ma anche quelli universitari, è prevalente invece un'impostazione di tipo disciplinare. Quello che in questo modo si può più facilmente realizzare è la conoscenza di fenomeni che per la loro stessa natura richiedono competenze diverse, richiedono saperi complementari. E il tema della tavola rotonda, che cosa sarà del mondo dopo il Covid, è proprio significativo di questa esigenza appunto di un apporto e di un metodo di tipo interdisciplinare. Entriamo nel merito, intanto degli equilibri geopolitici mondiali. Non cambiano del tutto, sottolinea Francesco Strazzari, ma certo degli effetti il Covid li ha provocati. La pandemia può essere vista come uno stress test per il sistema internazionale, vale a dire un trauma che si assomma a quelli che hanno aperto il XXI secolo, l'attacco alle Torri Gemelle a New York e al Pentagono, prima nel 2001 e poi nel 2008 la grande crisi scoppiata con la bolla speculativa negli Stati Uniti che ha terremotato l'economia. Ora con la pandemia il blocco del sistema produttivo, i problemi economici e di coesione sociale hanno dato una forte scossa alla routine internazionale, ma non si può dire ad oggi che ne siano cambiati i principali protagonisti, né le grandi potenze, Stati Uniti, Russia, Cina e soprattutto le nuove potenze emergenti a partire da quelle del Golfo, né tantomeno le gerarchie internazionali in termini di paesi in via di sviluppo, paesi meno ricchi e le regole del gioco. Quello che è nuovo è che la pandemia ha avuto a che fare con le dinamiche politiche domestiche, terremotando gli equilibri a partire dalla sconfitta del presidente Trump negli Stati Uniti, e l'arrivo di Biden segna un ritorno degli Stati Uniti in un ruolo di egemonia, del tentativo di arginare la pandemia e al tempo stesso di proporsi come guida dei meccanismi di risposta alle grandi sfide globali. Un po' si modifica anche il concetto stesso di democrazia, è il tema dell'intervento di Donatella Della Porta. Ci sono stati sicuramente molte sfide. Infatti uno degli elementi che ho sottolineato è che la pandemia è una situazione che viene definita tecnicamente come uno stato di emergenza sanitaria in cui si presentano una serie di dilemmi, per esempio quelli tra libertà e diritto alla salute, che comportano anche trasformazioni nel processo decisionale, cioè un accentramento delle decisioni nei governi. Spesso queste decisioni vengono presentate come scelte obbligate dal virus, mentre sono decisioni che hanno effetti politici molto rilevanti. C'è allo stesso tempo un grande bisogno, una grande sete di informazione, però anche una difficoltà sia a ottenere informazioni in modo trasparente, perché tante delle decisioni sono state segretate o altro, sia anche nel comunicare su temi ad alta contenuto tecnico,
e con molti interessi in gioco, quindi anche molte fake news. E poi c'è un giurista, Alberto Monti, che affronta il nodo del diritto e del mercato con i cambiamenti che inevitabilmente stanno avvenendo. Sì, il tema che io ho affrontato è quello dei rapporti tra diritto e mercato e l'abbiamo voluto fare in una prospettiva transdisciplinare, che è quella che caratterizza l'approccio metodologico delle scuole universitarie a ordinamento speciale, tra cui appunto lo IUS di Pavia e le scuole pisane. Quindi l'idea è stata quella di guardare come si relazionano diritto e mercato sia dal punto di vista degli economisti che dal punto di vista dei giuristi, il tutto in un'ottica di politica economica del diritto. Diciamo che la pandemia ha portato in emersione una serie di criticità nei rapporti tra diritto e mercato e una serie di criticità nell'utilizzo dello strumento del contratto, in particolare quale veicolo giuridico per le operazioni economiche che si realizzano sul mercato. Sono tutti d'accordo i tre relatori, il metodo risulta efficace per la comprensione del tema, la pandemia appunto, ma dà spunti utili anche per la futura scelta dell'università, una scelta che questi studenti saranno chiamati a fare tra qualche mese. Ma sicuramente questi giovani che hanno partecipato oggi sono stati esposti a un confronto dialettico su delle tematiche appunto che si sono poste attraverso le discipline. E quindi io penso che la consapevolezza acquisita oggi di una serie di problematiche, del modo di poterle anche inquadrare dal punto di vista concettuale, sia fondamentale per la scelta dell'università e della scuola universitaria e anche poi per la loro successiva carriera. Quello che volevamo rendere era anche l'importanza dello studio, l'importanza della conoscenza e i diversi modi, la diverse attenzioni attraverso cui si arriva a ricomporre un quadro più complesso. Questa mattina gli studenti hanno visto integrarsi tra loro chi sa capire gli algoritmi che regolano i meccanismi pandemici e di contagio con chi capisce la storia delle grandi epidemie che abbiamo visto negli anni a partire dal Medioevo, dalla Toscana di Machiavelli, e quelli che si occupano dei meccanismi di scienza sociale, dove gli elementi di causa ed effetto non sono lineari come nella scienza dei missili, ma hanno a che fare con dei meccanismi carsici, meccanismi molto più complessi che hanno suscitato molto interesse nelle domande che abbiamo visto. Al tempo degli europei e delle olimpiadi, anche qui si parla di sport, o meglio, di poesia e sport, ma nell'antica Grecia. Interessante la lezione di Luigi Battezzato, gli arrivano tante domande, e molti vogliono sapere, approfondire e soprattutto fare paragoni tra ieri e oggi. Ma davvero i greci erano quelli che cantavano meglio di ogni altro l'epica dello sport, chiediamo? Io sono parziale perché mi occupo di letteratura greca, ma sì, in effetti sì, riuscirono a creare una poesia che univa l'importanza politica dello sport, l'importanza per la comunità dello sport e il legame con la divinità. Lo sport era legato alla religione. E in un certo senso anche nel mondo moderno, lo sport è religione. Quando Papa Francesco dice che Messi gioca come un dio, in un qualche senso coglie l'elemento di vicinanza con il soprannaturale che possiamo raggiungere attraverso la manifestazione del tempo dello sportivo. Il richiamo alla realtà, il metodo di studio e di ricerca che comunque in questa occasione viene trasmesso, l'autorevolezza dei relatori, sono tutti elementi che possono favorire una scelta consapevole del percorso universitario. Avere un'occasione di parlare con chi si occupa di ricerca e di didattica a livello universitario è il modo migliore per chiarirsi le idee, per vedere dove una persona, un ragazzo e una ragazza vuole andare nel futuro. Un aiuto concreto a studenti e studentesse arriva anche dal contatto con il mondo della ricerca. Avviene nei 6 laboratori che vengono proposti ogni giorno. La filosofia che parla arabo, Aristotele a Baghdad e la fisica dell'antimateria sono i temi dei gruppi guidati in questo mercoledì dalla scuola normale. I ricercatori della scuola IUS parlano di emozioni nascoste e svelate studiate dalla neurologia e in un altro laboratorio dello zoo celeste alle diverse lunghezze d'onda. Della robotica applicata alla medicina e alla chirurgia si discute in uno dei laboratori del Sant'Anna. Sicuramente grazie alla nascita della chirurgia minimamente invasiva e dell'introduzione della robotica nell'ambito della chirurgia si è riusciti a ridurre nettamente l'invasività degli interventi e a ridurre i costi in termini di ospedalizzazione richiesta post operazione chirurgica, a ridurre anche a livello di
cicatrici o comunque traumi che vengono lasciati al paziente dopo l'intervento chirurgico, e soprattutto migliorare la precisione, quindi la riuscita dell'intervento chirurgico stesso. Innovazione, sanità e sostenibilità creano valore per i cittadini, dunque per tutti noi, se ne parla nell'ultimo dei sei laboratori. Abbiamo cercato di intrecciare e far comprendere ai ragazzi come l'innovazione e la tecnologia possono migliorare la qualità della vita dei cittadini, sia da un punto di vista della sanità, ma anche appunto di come loro stessi possono aiutare a migliorare la qualità ambientale dell'ambiente in cui si trovano a vivere, quindi come contribuire alla transizione ecologica. I ragazzi hanno proprio sviluppato delle soluzioni che potenzialmente potrebbero andare a così contribuire agli obiettivi del Piano Nazionale di Resilienza, che sta appunto è stato già approvato quindi a livello comunitario, e quindi come il singolo gruppo di individui, di giovani individui, potrebbero anche da soli contribuire con delle idee innovative. Ma davvero i partecipanti alla scuola di orientamento universitario hanno trovato degli spunti utili per le loro scelte? Lo chiediamo a due di loro, Zoe e Gabriele. Idealmente li rappresentano tutti. No, il pregio sicuramente è avermi aperto tante porte, proprio da un punto di vista della decisione che dovrò prendere tra un anno, che è una decisione molto importante e che molto spesso a scuola non si affronta nel modo migliore, perché ci dicono sì, andate a questi orientamenti, però poi non gli orientamenti ai quali ho partecipato durante l'anno, devo dire, sono stati molto diversi da questo. In questo c'era veramente un dialogo, secondo me ci permette davvero di essere disorientati. Io sono arrivata con due idee molto precise, cioè andrò a fare o lettere o scienze politiche, adesso mi sta intrigando anche filosofia. Partecipiamo a lezioni che sono veramente stimolanti. Abbiamo fatto questa mattina, preso parte a una tavola rotonda veramente fantastica, cioè, e sono state toccate moltissime tematiche, tutto in maniera molto fluida, mi verrebbe da dire. E anche negli altri corsi di orientamento a cui si prende parte non si partecipa a lezioni effettive. Quindi sì, è proprio questo che mi piace.